Spivatando sento. Vedete, dice mio Gignoc, penso che il sogno di tutti avere un food truck che fa pizza napoletana come questo qua. Sono davvero molto molto curioso di vedere com'è. Meglio la margherita? Margherita? Yes. Ho appena ordinato la mia margherita a $10 e mi auguro che davvero questa cosa prenda piede davvero in tutti gli Stati Uniti. Questi giovani americani che escono dalle banche, come si vengono a mangiare la loro pizza napoletana che viene ad essere diffusa in tutto il mondo. Si siedono poi qua sui tavolini dove mi siedo anch'io, lavorano qua in questi grattacieli e ovviamente adorano la pizza, capite? La pizza adorano tutti. Il più bello di vedere i banchieri di New York mangiarsi la pizza napoletana qui nel cuore di Manhattan. Poi prezzi, la marinara $8, il margherita $10, peperoni che sarebbe col salame $11, con la salsiccia $12, diavolo non so cosa sia $14. Nutella, calzone al salame, calzone classico, 5 terra non so come sia, chicken pesto che da noi non esiste, come in forno ovviamente non è a legna, sto aspettando la pizza perché sono molto emozionato. Intanto anche qui ragazzi continuano a mangiare, c'è questo edificio fantastico, non si vede la fine, pazzesco. Yes, yeah. Thank you, peperoni. E voilà, eccola qua. Nel cuore di Midtown sono venuto a ordinare la pizza. Siete curiosi come me? Volete vedere che aspetto abbia questa margherita da $10? Ma dovete aspettare giusto qualche secondo. Sediamo qua perché ci sono sempre dei posti in cui sedersi. Lì c'è la famosa steakhouse del Frisco's, dove insomma si può mangiare dell'ottima carne a prezzi però abbastanza alti. Adesso vediamo. Vedete che non è male? Guardate che aspetto. Pizza da strada e ha un bellissimo aspetto. Cioè, no? È arrivato il momento più importante, la prova della margherita. Pazzesco amici, pazzesco, è veramente spettacolare, davvero buonissima, mamma mia. Segno come fa la portafoglio, così, ecco. Possiamo fare anche la pizza a portafoglio qui a Manhattan. A fianco c'è la steakhouse. Qua, come in forna, bellissimo. E poi questo investimento, secondo me è una di quelle cose super poetiche. Prendete un food truck, venite qua tra gli uffici di Midtown e fate provare una cosa deliziosa come la pizza ai newyorkesi. Credo che ci siano molte possibilità di fare successo in America con la pizza per un italiano. Veramente una di quei prodotti su cui non sbagli mai, su cui hai una marcia in più e che può cambiare la vita e il destino di tanti ragazzi, anche dei settori più umili della popolazione, possono trovare un grande riscatto in America con la pizza. E questa è una grande cosa. Vabbè, ciao, vi faccio un'ultima cosa e vi chiudo. Mangiate la pizza, non solo potete vedere queste belle statue paparazzi, ma potete andare in questa cascata che è fantastica, un tunnel d'acqua e sembra di essere veramente alle cascate delle Niagara. Piero, non dire fesserie. Ok, bene, vi saluto. Ciao.